venuto Angela e a Modica per presentare il suo libro su Cleopatra. Cleopatra? Ma chi è questa Cleopatra? Ci siamo riuniti tutta la redazione di Immagina per cercare di saperne di più. Cleopatra la seduttrice. Ok, ha fatto l'occhiolino. Ora arriva... non mi sottometto. Fingo di sottomettermi. Madonna. Che aveva molti fidanzati. E dal grande. E molti amanti. Molto aperto. Ma sì, molto aperto. No. Proveresti su altre persone veleni? Non è un bell'esempio. Vabbè. Vabbè, devi parlare di Caterina. Intanto, e pare pure che giocasse al piccolo chimico per creare veleni di ogni tipo. Dalla grande capacità seduttiva che lei voleva suicidarsi, e per suicidarsi invece di un coltello buttandosi dal palazzo si voleva dalla piramide con del veleno, ma non un veleno qualunque, un veleno che la faceva morire subito
senza dolore. Allora prendeva tutti i serpenti del suo regno e li provava sui suoi servi, finché non ne ha trovato uno, e poi si è uccisa. Amen. Questo film del 1964 con protagonista la grande Liz Taylor introduce la nostra missione Acchiappa Alberto Angela. Non arriverà mai, oppure se arriva non è passa da qua. Ce la possiamo fare! Viola, vieni nelle cose! Vai, ce la possiamo fare! Noi ce la possiamo fare! Noi lo aspettiamo, cammini! Carmelo e la sua grande camminata. Va a finire che Alberto Angela non verrà, oppure verrà, e se verrà verrà da dietro, e noi non ci saremo mai! Cosa hai visto, Chicca? Il camioncino della Rai! E non riusciremo neanche a fargli una domanda. Ce l'abbiamo. Una domanda sola. Allora, Cleopatra era una donna piena di potere, spesso utilizzava la sua seduzione per ottenere potere, ma può essere un modello di ispirazione per le donne d'oggi? Assolutamente sì, avere il coraggio delle proprie idee, essere decisa e sapersi porre allo stesso livello degli uomini è molto importante, bisogna partire diciamo dagli stessi blocchi di partenza, poi il traguardo c'è. Non bisogna desistere, io consiglierei sempre di portare avanti le proprie idee con coraggio, determinazione e anche con quel pizzico di creatività che è tipicamente femminile. Cleopatra un modello? Molta creatività, cioè con quel pizzico di creatività. Creare i veleni è una cosa, creare i veleni è molto complicato. Sicuramente quelli erano tempi molto diversi e l'unico modo per una donna per affermarsi era quello di appropriarsi e utilizzare il potere con gli stessi metodi dei maschietti. O forse Alberto Angela è un'altra conquista di Cleopatra. Chissà.